Cuore di Sfogliatella. Siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli. 081 560 2208. Numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Buonasera e benvenuti a questa dodicesima e ultima puntata di Punti di Vista, una produzione Ager Campanus realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine. Il tema della puntata di oggi è quattro chiacchiere con un terrone. Quattro chiacchiere con un terrone è un argomento straordinario, eh? Sì, e passo quindi a presentare gli ospiti. Abbiamo l'ingegnere e poeta soprattutto, Francesco Terrone. Buonasera. Francesco Di Somma, caporedattore di Azzurro Time. Buonasera. E abbiamo in collegamento la dottoressa e psicologa Rita Menditto. Non so se... Ciao Rita! Ciao Rita! Ciao. Ok, prima di dare la parola a Sergio, voglio dire a tutti che potete seguirci su Facebook, nella pagina Sergio Anglisano 2. E... Ma è bravissima stasera, no, non ha sbagliato una cosa, è l'ultima puntata, ha fatto una serie di graffe per tutte le 11 puntate precedenti, stasera sei perfetta, ho brava. Ho fatto la graffa. Vai, no, facciamo le zeppole, oggi è San Giuseppe. Vabbè, e se volete interagire con noi potete interagire con il numero sovraimpressione, a te Sergio. Perfetto, allora io doverosamente innanzitutto voglio fare gli auguri a tutti i papà. Voglio fare gli auguri a tutti gli amici Giuseppe, Giuseppina e tutti i derivati, tutti, auguri anche a Giussi. Giussi oggi è il suo onomastico, tantissimi auguri Giussi, vabbè glieli abbiamo fatti anche privatamente prima. E Giussi ha offerto, grazie anche allo sponsor, no? le classiche zeppoline napoletane. Devo ancora fare un saluto importantissimo stamattina, ristoratori, commercianti e titolari di bar hanno manifestato a Salerno perché sono ridotti alla disperazione. Io avevo promesso che gli avrei fatto un in bocca al lupo grandissimo, lo avrei fatto in diretta e lo sto facendo. Noi come testata giornalistica saremo sempre al loro fianco, quindi in bocca al lupo ragazzi, un abbraccio a Mauro che è uno degli animatori di questa
manifestazione veramente molto educata, molto pacifica e soprattutto molto molto sentita. Detto questo, passiamo immediatamente e non posso che non cominciare con Francesco. Oggi parleremo di libri, parleremo di poesie, parleremo anche di calcio, parleremo di Napoli, siamo all'ultima puntata, ragazze, fateci anche sfogare un pochino. Devo salutare anche la straordinaria Marina Rinaldi, Terronia Felix, un libro che è un documento fotografico, una cosa molto molto bella. Come abbiamo detto, noi parleremo di libri, quindi parleremo la festa del papà, però parliamo di madri, perché questo è un atto di amore che Francesco ha fatto, ha rivolto alla sua mamma, tra l'altro bellissima, guardate se la telecamera riesce ad inquadrarcela in primo piano. E la mamma di Francesco, e lui gli ha dedicato un libro di soltanto, quante pagine sono, Francesco? Sono parecchie. 420 pagine. È un trattato. E cose da dire alla sua mamma erano rimaste in sospese e gliele ha dette. Poi parleremo anche un pochino della irrisolta questione meridionale. E quindi Francesco, innanzitutto io ho un tuo curriculum, a parte noi ci conosciamo già da tempo, sei stato nostro ospite in trasmissione. Rita, ti ho salutata, vero? E quindi presentati al nostro nuovo pubblico, dai, abbiamo da quest'anno abbiamo cambiato emittente, quindi presentati al nostro pubblico. Tu sei socio onorario presso Mariologia, poi Pontificia Accademia Mariana International, fondatore Gruppo Ingegneri Europei, presidente e fondatore presso MES. Ce ne stanno altre 25 di titoli. Mi spieghi come riesci a fare tutte queste cose? Io penso che con una buona pianificazione e degli ottimi collaboratori riesco a fare praticamente abbastanza cosa. Certo, da solo non sarei andato molto lontano, quindi la sinergia è quello che a volte dico, manca la nostra terra del sud, cioè l'aggregazione e l'organizzazione. Siamo un pochettino delle aquile selvagge e dovremmo essere più uniti per far sentire la nostra voce ed in essere alto. In alto e farci rispettare maggiormente, soprattutto in questo periodo. Quindi chi sono io? Sono un ingegnere, mi sono laureato più di 30 anni fa alla Federico II di Napoli in ingegneria meccanica, poi ho attraversato anch'io la disoccupazione e poi un po' di razzismo al nord, perché porto un cognome un pochettino imbarazzante per su questo c'è stata una diatriba con l'Accademia della Crusca, però poi ci passiamo, lo diciamo solo come notizia, sì, per come informare notizia, gli amici che ci seguono da e casa. Poi praticamente amo lo studio, mi piace studiare e se vivessi 100 anni e al pensiero che perdo 50 anni a dormire mi dà molto fastidio. Mi piace conoscere le cose, mi piace viverle e mi piace studiare, perché poi mi piace essere competitivo e la competitività nasce dallo studio, dall'approfondimento di molte tematiche e quindi nasce il mio curriculum sia professionale. Ma sei anche molto curioso, perché molto ti curioso. Interessano tantissime cose. Ma a me mi affascina questa fondazione che sei sì, presidente e anche ideatore, sì. E che Ripacandida e Ginestra, sì. Ma che è un'iniziativa poi straordinaria, sì, ho scoperto. Cioè, ma non voglio far vedere un dito imbarazzante, ma se vedete questo mio dito, ecco la curiosità. Quando avevo 3 anni e mezzo, vedevo che i miei genitori spingevano l'interruttore e a una certa distanza si accendeva la luce. Io incuriosito, e che i bambini che pensano a 3 anni, no, 3 anni e mezzo, ebbi un martello tra le mani e, perdonatemi, non è un gesto particolare, però vedete che dito tengo, cioè se è saldato, io ruppi la presa e presi fili in mano. La curiosità, ero morto, all'epoca 56 anni fa, non c'erano i differenziali, non c'erano, quindi mi beccai una scarica a 220. Sì, ero piccolissimo. Sedia elettrica. Da sedia elettrica, tant'è vero che qualcuno che mi vuole molto bene dice: "Ma
tu sei così curioso, studi tante cose perché hai avuto probabilmente una scarica che ti ha resettato, quindi ha fatto bene per ridere un po' la mia curiosità. Oggi la fondazione che mi chiedeva è una sorta di supereroe, ma questo dito guarda, sembra un dito imbarazzante, però prevede, non si piega, è saldato. Io cioè, e, poi, guarda, e poi vedete che l'unghia è a tetto, è a doppia falda, quindi guardate qui, mi tengo questo dito da tre, la mia curiosità. C'hai cioè, una serie di particolarità che comunque ti caratterizzano. Ecco, e poi la fondazione nasce perché in tanti anni ho incontrato tante belle persone, poveri, ricchi e grandi intellettuali, e alla fine mi dava fastidio perderli. Incontri importantissimi, e li ho messi gran parte insieme, praticamente fondando un anno e mezzo fa la Fondazione Francesco Terrone di Ripagandi del Ginestre. Anche qui c'è tutto un'alchimia. Di, non ci giochiamo però tutte, sì, non ci spariamo tutte le, sì, come dire, le cartucce adesso. Io voglio interrogarmi un attimino la mia dottoressa. Non la vedo, io la voglio vedere in video perché lei mi dà forza, mi dà carica. Rita, mi invito. Stiamo parlando di un personaggio estremamente, nel senso più nobile del termine, molto molto particolare, una persona estremamente sensibile che riesce, non lo so, posso chiederti l'età, Francesco, perdono? Io ho 59 anni. 59 anni, riesce ancora ad emozionarsi. Che cos'è, cosa significa l'emozione? Ma guarda, c'è una cosa importante che uno scrive, sai, quando esterniamo la nostra visione del mondo, le emozioni, i sentimenti che viviamo, li vogliamo rendere immortali. Alcuni di noi serbano le pagine di un romanzo, tenendo la forza in un cassetto, altri invece hanno proprio il desiderio di creare un ponte con il lettore, quindi di far leggere la propria storia. Probabilmente uno dei motivi per cui è così ricco di emozioni, anche perché ha scritto tanto delle sue emozioni e dei suoi sentimenti. Lui riesce però a trasferire le sue emozioni, ha scritto soltanto 98 libri, uno più bello dell'altro, non li ho letti tutti, chiaramente direi una bugia a me stessa, a voi e anche a Francesco. Questo qua di cui ho parlato in apertura, dedicato alla mamma, io dopo ci voglio fare un passaggio, però è molto appassionante e affascinante questo, sulla questione meridionale. Però ci ritorniamo, adesso io voglio emozionare un pochino anche gli amici maschietti e i papà che ci seguono da casa, non che l'argomento non sia emotivamente interessante, però quando si parla di calcio, quando si parla di Napoli, il mondo si ferma, fatemi salire, non scendere, fatemi salire sul mondo e fatemi interrogare il mio amico, posso dire anche collega, ma certo, Francesco, che è redattore capo di Azzurro Time, ma è anche un super esperto di calcio, perché pur essendo giovanissimo lui pratica il manto erboso televisivo da tempo. Sì. Da tempo. Allora, una querela su Rino Gattuso, lunghissima, forte, penetrante, che ci ha fatti proprio cadere giù, poi ci ha tirati su con qualche vittoria importante, dovendo fare adesso a metà, mancano 11 giornate alla fine del campionato, quindi non è proprio la metà, se dovessi tirare proprio una linea e metterci sotto un voto, no. Tu sei anche insegnante, tra una cosa e l'altra. Sì, infatti la cosa più difficile è sempre dare i voti, insomma, tradurre, certo, tradurre in numeri una valutazione. Beh, non possiamo nascondere che la stagione non è stata brillante, non lo è, così come brillante non è stata la stagione scorsa. Però salvata, quest'anno ci stanno 10 in infermeria, ci sta lo stadio vuoto, ci sta il Covid, ci sta tutta una serie, non sono alibi, ma sono problemi veramente sono reali, problemi che Rino Gattuso ha dovuto affrontare. Sono problemi con i quali ha dovuto scontrarsi Gattuso, ma sono poi problemi che hanno dovuto fronteggiare tutti gli allenatori delle squadre. Sì. Se guardiamo un po' in assoluto, il gioco del calcio è un po' in crisi dal punto di vista dello spettacolo, della produzione di un gioco di una certa qualità, un po' dappertutto. Chiarito questo, la stagione del Napoli dell'anno scorso è stata salvata dalla vittoria della Coppa Italia.
però il Napoli è rimasto fuori dalla Coppa dei Campioni. Quest'anno l'obiettivo del Napoli deve essere quello di ritornare in Coppa Campioni, quindi i tre obiettivi principali li abbiamo tutti quanti. Arrivare tra i primi quattro è un obiettivo che il Napoli può ancora centrare, non è assolutamente facile, ma deve provarci fino alla fine, perché proprio da un punto di vista economico, però Francesco, numerico, il Milan sta perdendo colpi, c'è la Roma che ha fatto una partita pessima. Io penso che le grandi squadre siano quelle che riescono a giocare su più fronti. Però chi non è più coinvolto nelle coppe può avere un vantaggio in questo momento. Ora il Milan è stato eliminato, la Roma andrà avanti, il Napoli affronterà proprio la Roma che è stata impegnata in Europa League. E anche su quella c'è stata tutta una querella, ormai la gente parla si parla un po' troppo probabilmente, si anche cerca però nell'uovo, insomma. La polemica che ha fatto la Roma sullo spostamento della partita del Napoli, per esempio, l'ho trovata un pochino fuori luogo. Il Napoli dovrà cercare di fare il massimo in queste partite che rimangono. Io penso che però la parentesi Gattuso per la storia del Napoli sia destinata a chiudersi a fine stagione. Sì, poi dopo ti chiederò chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Va bene, allora mi informo un po'. Qualche indiscrezione, perché tu sai che anche io mastico un pochino di calcio, ho fatto un po' di trasmissioni nel passato, quindi Francesco, tu sei tifoso di? Il Napoli. Sicuro? Ma papà era no, un grande qualcuno tifoso, mi diceva che c'entra la poesia con il Napoli stasera, ragazzi. Il Napoli è poesia. Il Napoli è poesia. Chi non capisce questo dovrà leggere un libro diverso di poesia. C'è molto sentimento e a volte ci rovina questo sentimento, perché prima parlava la psicologa, quando si arriva negli stati, nei livelli cognitivi, è normale che il Napoli si emoziona e i napoletani facilmente, e quindi poi si ripercuote anche sul calcio, tant'è vero che a volte analizzo anche attraverso Massimo Sparnelli, che saluto, il dottore Massimo Sparnelli. Un saluto a Massimo che praticamente doveva essere dei nostri questa sera. Parla, allora, alti e bassi, è proprio questa emotività del napoletano, poi, molto sentimentale. Massimo la vive in maniera molto... Massimo è stato... No, vabbè, figurati. È cresciuto sull'erba verde, naturalmente. Sì, l'erba no, verde. Volevo però... Sì. Voglio la tua attenzione. Sì. Il capitale umano del sud sono i giovani, tu scrivi. Sì. Da cosa deduci questa cosa quando poi i giovani del sud... 6 su 10 stanno emigrando. Allora, io ho fondato un gruppo tanti anni fa e oggi diciamo che tra dipendenti, ma soprattutto collaboratori, sono 120 famiglie, e una dipendente abita a 50 metri dalla sede legale della mia azienda, che è la capogruppo di questo gruppo. Per me è una grande soddisfazione aver strappato 120 persone da quelle terre, cioè 120 persone, 120 famiglie non sono state sradicate dalla nostra terra per andare a foraggiare, ad arricchire altre terre. Immaginate 40 ingegneri che il nostro sud li ha mantenuti a scuola, però alla fine questi sono rimasti a creare ricchezza nella nostra terra. Quindi le istituzioni dovrebbero avere più rispetto del lavoro che fanno le famiglie, gli stessi studenti, e che poi alla fine devono rimanere, perché noi li abbiamo mandati a scuola. Io ero disoccupato tanti anni fa e allora c'è una chiesa, stavo andando in chiesa e ho incontrato un amico che poi adesso non ci sta più, e disse: Francesco, ma tu che stai facendo? Io disse: ma adesso sto facendo un po' il disoccupato. E lui mi disse: ma ci vogliamo dare una mossa perché ti abbiamo mandato a scuola? Io dissi: ma questo che mi sta dicendo? Si chiamava Antonio Cibelli. Dissi: andò, ma papà mi ha mandato a scuola, noi ti abbiamo mandato a scuola. Riflettendo, lui aveva ragione, perché la comunità che ci aveva mandato a scuola, quella cosa me la sono legata al cuore, e quindi cerco. Non ho detto perché, diciamo. No, al cuore, vado più in profondità. E allora praticamente
cerco di fare il possibile per ripagare soprattutto la mia terra, i miei concittadini e anche la città di Napoli, perché conosco Napoli da quando sono nato. Nel 1967 ho avuto la fortuna di attraversare via Marina, no? Quando praticamente c'era tanta gente. Allora vicino a papà dice: papà, ma che sta succedendo? E lui dice: no, è morto un grand'uomo. E chi è morto? Totò. Quindi immaginate da quanti anni io frequento Napoli. Napoli mi ha cresciuta, Napoli mi ha dato l'educazione culturale, scientifica, la gente di Napoli mi ha sempre arricchito e non ho avuto mai problemi a Napoli e me la difendo col cuore con tutte le armi che ho a disposizione. Io quando vedo il Vesuvio, quando vedo il Golfo di Napoli, mi stimola di più rispetto a se vedessi una bella donna. Ho immaginato. Cioè, il Golfo di Napoli mi entusiasma di più, mi fa diventare poeta. Mettere le tre cose assieme, sì. Perché immagino il Golfo di Napoli, Napoli con una bellissima donna, e quindi per me è un connubio. Sul Golfo c'è Capri che rappresenta il femminile. La sirena, la sirena che poi a Partenope, sì, certo. Partenope, quindi. Napoli è tutto. Napoli è il cuore, Napoli è la pizza, Napoli è il calcio, Napoli è il sentimento, il calore. E quindi Rita Menditto, tu che ci stai seguendo dallo studio, vedi, è un argomento che poi ritorna sempre, l'emotività, l'emozione che è molto tipica della forma mentis partenopea, ma anche meridionale in senso molto generale, questo forte senso di appartenenza, questo legame con la terra. Quindi noi siamo figli di una madre che è la nostra madre, la terra, e quindi Napoli. Sì, guarda, mi piace anche fare un appunto, è una distinzione importante tra i sentimenti e le emozioni, no? Perché sono sicuramente due facce della stessa medaglia. Da un lato troviamo le emozioni che trasferiscono. Ci devo interrompere, siamo andati in pubblicità perché ho scantonato, ho sforato. Pubblicità, scusami, parliamo di queste cose e mi perdo anch'io. Pubblicità? Poi qui mi puoi fare una bella. Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94. Telefono 081 285 685. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra. Via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net.
Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Rieccoci in diretta. E il nostro ospite, prima, Rita, ci sei ancora? Ok, il nostro ospite Terrone prima parlava del fatto che lui da ragazzo, da giovane, era molto fiero della sua terra e quindi ha voluto restituire attraverso lo studio l'amore, e costruendo un'azienda anche, no? E non solo la cultura, e parlava dei ragazzi, dei giovani che se ne vanno fuori, no? Quindi vanno via e non ringraziano la cultura che apprendono qua, e delle differenze un pochino anche tra del popolo napoletano, di come si emoziona, no? Delle sensazioni, e tu stavi intervenendo, quindi riprendiamo su questo. A te la parola. Un po' chiarezza sulla differenza che c'è tra le emozioni e i sentimenti. Sono la faccia di una stessa medaglia, c'è una differenza. Perché ti sentiamo in eco? Chiedo il supporto della regia, ti sentiamo in eco. Sì, è l'ultima puntata, quindi può succedere di tutto. Vai, continua. E la differenza significativa tra le emozioni e i sentimenti sono l'ultima, però diciamo, per riassumerle in una maniera più sintetica possibile, che le emozioni sono state risposte dal mondo, sono incontrollabili, si vedono nei fermati un attimo, Rita, perché veramente ti sentiamo male. C'è un eco interno. Chiediamo alla regia, intanto perdonami, andiamo avanti e ti ridò la parola appena si sistema questo problema tecnico. Allora, noi parlando di giovani, Francesco, per avere dei giovani intenzionati a rimanere dobbiamo attrarre investitori stranieri. Come si attraggono? Io penso che... Certo, non con la pizza, il mandolino, no, e le canzoni, ci deve essere qualcosa di più, qualcosa di diverso. Io penso che poi, se posso pubblicizzare un po' i tre gruppi miei. Tu puoi fare tutto. Grazie. Io insieme a tanti cari amici, anche Massimo Sparnelli, che poi è anche socio della fondazione, è uno dei tre estranei alla mia famiglia, e Massimo Sparnelli è uno dei soci fondatori della fondazione che porta il mio nome. E allora c'è un'immagine dove dice va bene l'Unità d'Italia, ma la politica è assente dal 1861, cioè l'Italia è stata fatta, però poi i politici praticamente non hanno saputo fare il loro lavoro dal 1861. In base a una persona che ho conosciuto, lo storico Di Rienzo, dice che la ricchezza e la povertà dal nord al sud era macchia di leopardo. Quindi quando ci sta qualcuno che dice noi eravamo qua, noi probabilmente, cioè, eravamo sicuramente, abbiamo avuto delle eccellenze rispetto ad altri popoli. Poi va visto nella sociologia di un popolo, questo che era. Però dove voglio arrivare? Se è vero, come dice Di Rienzo, che siamo stati a macchia dei leopardi in questo mosaico che è la penisola italica, che cosa è successo dal 1861? Perché la forbice si è allargata? Si è allargata, secondo me, dove, cioè, ci sono stati i politici più abili del nord, dove hanno tirato più da un lato e meno dall'altro. La cosa più assurda è che c'è stato un trentennio dove chi hanno governato sono stati proprio i governanti diciamo della Campania in particolare, e questi, non lo so, probabilmente giocavano al 3-7, perché hanno fatto allargare questa forbice senza accorgersene che... Tu mi consentirai di dissentire su questa narrazione, su questa visione legittimissima, anche dell'amico, anche dell'amico Di Rienzo, che rispetto... Poi il professore Di Rienzo, storica alla Sapienza di Roma. Assolutamente sì, la visione storica è leggermente diversa, perché io ricordo che nel 1867 un signore che si chiamava Bombrini disse che il meridione non doveva essere più in grado di intraprendere, e da allora questo è diventato un must. Da allora, se non sei
incapsulato in una certa direzione politica, puoi essere di qualunque parte del sud, non entri nel sistema governo e quindi non ti consentono. Quindi i politici non è che sono stati assenti, sono stati maledettamente presenti, ma nella peggiore della. E quindi il risultato è essere assenti. Perché non hanno fatto assente, no, come presenza. Se si sono fatti abbindolare è come se non ci fossero stati. Si sono piegati. Ecco, è questo, per questo dico noi non siamo qua adesso per parlare di questione meridionale, però anche se il libro è bellissimo, ci sto dando un ripasso mentre parliamo. Una cosa però che mi ha colpito molto di te, e tu sei d'accordo alla realizzazione del ponte sullo stretto. Sì, sì. Nessuno lo sapeva, io quando c'ho un ospite in studio gli faccio la TAC e quindi io ho trovato questa cosa che tu hai detto credo 3 anni fa, se non ricordo male. Ma quando Aldo Forbice mi ha fatto una, erano 3 anni, perché non ricordo la data esatta, però era circa 3 anni fa hai fatto questa dichiarazione. Poi è caduto anche il ponte, sincero, cioè da ingegnere penso che l'ingegneria italiana per togliersi questa macchia, questa offesa, perché noi soprattutto al sud siamo nati con l'Università di Napoli, la Regione Università di Napoli nel 1802, che poi i primi ingegneri mi sembra intorno al 1811. Noi abbiamo avuto un ingegnere importantissimo, sì, uno che ha fatto il primo ponte sospeso e che divenne... Tutto il mondo venne per deriderci, quel ponte sta ancora là. Certo. Volevo dire, noi eravamo importanti, famosi, perché è importante la facoltà di ingegneria di Napoli, ma l'Università di Napoli, certo, perché avevamo 3 grandi eccellenze, ingegneria meccanica, ingegneria dei ponti e grandi strutture, ingegneria idraulica. Noi non dimentichiamo che Napoli, con i Viparelli, Viparelli ed un'altra famiglia, siamo stati a livello mondiale in ingegneria idraulica, questo non lo dice mai nessuno. E allora, ritornando al ponte, se non sbaglio c'era Caramaggio e Pino Caramanna pure, che era... No, ci sono stati tanti, anzi anche il mio professore Guercio Pulcitoria è stato un grande professore che poi cioè, abbiamo avuto in ambito idraulico una cosa eccezionale, delle grandi belle menti. E allora il ponte oggi serve all'Italia, a mio parere, da ingegnere, a far capire che l'ingegneria dei trasporti in Italia è italiana, è a livello mondiale e non è che fa cadere i ponti, anche se non ho visto le strutture, non conosco e non posso giudicare il ponte che è caduto, l'ingegnere che l'ha fatto, ma in questo momento è un grande ingegnere, però ha fatto un'opera ingegneristica talmente all'avanguardia che poi non è stata curata, un po' come l'Italia, va, è bella e poi brutta. E quindi invece mo che è successo? Tra l'altro c'è un ponte gemello uguale, ne ha fatto. Ce ne sarà più di uno. Poi è venuto l'architetto, come si chiama quello che ha fatto oggi il ponte, ma quello è un ponte, a mio parere, e mi perdonano gli ingegneri dei trasporti, è una trave appoggiata, soltanto c'è una trave continua appoggiata, cioè lì lo potrebbe, senza nulla togliere ai geometri, lo potevano fare pure i geometri per buttarlo un po'. Io, a nome di geometri ti ringrazio. A livello di differenza tra il ponte che è caduto e quello che è stato fatto oggi in poco tempo, cioè a livello ingegneristico non ci sta proprio paragone quello che esiste oggi. Questo è un ponte che doveva essere fatto fretta e secondo me l'hanno fatto anche molto in fretta, perché il cemento armato deve il calcestruzzo deve stagionare, non è che si può costruire su le cose che non passano 28 giorni, vabbè, poi ci sono un po' come i vaccini, no? Vanno prima testati dobbiamo fare il ponte, poi vedremo nel tempo quanto dura questo ponte, però in termini ingegneristici quello che è stato fatto, che è caduto, se fosse stato curato stava ancora lì, certo. Però ingegneristicamente era un grande ponte a livello di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni. Questo invece è un ponticello, la trave appoggiata, hanno fatto un ponte in breve tempo, tutto prefabbricato, patapanca, te l'hanno fatta, però vediamo che succede. Tra l'altro ricorderei anche i festeggiamenti pieni di assembramenti che sono stati fatti all'inaugurazione durante la viabilità, il nostro lockdown, che non è stato pubblicizzato. Ora, a questo punto noi dobbiamo far vedere al mondo che siamo ancora bravi,
E allora facciamo questo ponte sullo stretto di Messina. Ci ha tentato Annibale, ci hanno tentato gli stessi, i romani, cioè c'è stata sempre, ormai sono 3.000 anni, 2.600 anni, che praticamente vogliamo fare questo I ponte. I Sanniti hanno resistito da soli 100 anni contro i romani. Immagino, cioè, realizzare un ponte porterebbe, secondo me, turismo, l'infrastruttura. Altri dicono no, ma noi facciamo il, costruiamo il ponte, non abbiamo infrastrutture. Io direi pigliamo prima l'uovo oggi, la gallina domani. Una volta fatto il ponte, poi l'infrastruttura nasce vicino al ponte, non lo so se riesce, io la vedo futuristicamente, perché se pensiamo, tu sei un personaggio straordinario, se pensiamo è così, ecco lì, ci arroventiamo. Io la chiamo in quella entropia mentale, soprattutto del sud. E l'entropia ci rovina, l'entropia nostra è distruttiva in ambito strutturale, in ambito di struttura della materia o di trasformazione degli stati della materia, è grande, perché ci porta. Tu continuerai a volermi bene se non sono d'accordo sempre, anche su questo. Comunque. Sempre. Perché ti devo dare un dato importante. Volevo praticamente dire che quando noi riscaldiamo la materia, no? Abbiamo un cubetto di ghiaccio, e lo riscaldiamo, per passare dallo stato solido allo stato a continuo si rompono degli equilibri e se ne fanno gli altri. Invece noi non ne facciamo altri, ci cade tutto addosso. No, io c'ho un interrogativo e poi passo, sì. Devo parlare di Milik con te. C'ho un quesito al quale a proposito di ponti che cadono al quale non riesco a dare una risposta, perdonami Francesco, sì. Io ho seguito con moltissima attenzione quello che tu dicevi, il fatto dell'entropia mentale è anche straordinario, mi piace pure come termine. Guarda che non è esattamente così, perché io voglio darti una notizia che probabilmente non ti hanno dato o ti deve essere sfuggita. In Piemonte c'è una linea ferroviaria a 40 binari dove riescono a viaggiare 400 treni al giorno. In Basilicata stanno aspettando il treno da 160 anni. Che noi costruiamo ponti e poi non abbiamo le infrastrutture da 160 anni, c'è uno scontro culturale ma pesantissimo. Quindi un'azienda, e la tua è ammirevole, che non ha infrastrutture, tu insegni a tutti quanti noi che fa 10 volte la fatica di un'impresa del nord, no? Allora, dove ci stanno treni, allora, sistemi di... Io sono sempre, allora, i negozianti, questa è la mia filosofia, può essere positiva, mettono il manichino vestito bene per attrarre i clienti. Ora, abbiamo avuto che è caduto il ponte è stato sempre... Si è sempre cercato di costruire il ponte e non ci siamo mai riusciti. Perché? Eppure le ferrovie al tempo di Annibale non c'erano. E non c'era, è proprio quel, cioè, mentre tra la Francia e l'Inghilterra hanno fatto un ponte straordinario, secondo me, un ponte, il tunnel della Manica, adesso ne vogliono fare tra la Scozia, cioè, voglio dire, se noi perdiamo l'opportunità adesso che stanno per arrivare 210 miliardi, io se fossi stato Draghi l'avrei messo subito, perché io devo attrarre, diciamo, con un progetto che vale 7 miliardi e 800 quei capitali per un progetto concreto. Se oggi ci perdiamo appresso alle filosofie e vogliamo fare diciamo la tratta Benevento Canosa, una parola qua Bruxelles perde ancora bene, invece il progetto deve essere rivoluzionario. Oggi noi abbiamo l'asso nella manica che è la rivoluzione del ponte, che attrae il mondo in termini ingegneristici, in termini scientifici, in termini costruttivi. Posso fare una domanda? Volevo concludere. Poi alla fine, e quindi aspetta, devono fare il ponte, perché il tedesco ha linee che va da Foggia a Canosa, ma dico, non ha così, invece vedo Sentiamo la domanda di Francesco un attimo, Io solo quando mi faccio prendere, scusa. No, ma in maniera molto... Volevo dare la risposta, però. In maniera molto ingenua, mi domando, ma logicamente un ponte sullo stretto balzerebbe all'occhio del tedesco, ma noi non abbiamo delle urgenze prima del ponte, cioè allora, altre cose... Allora voi vi interessate più di me di calcio. Ecco.
Secondo voi, si parla di fare un secondo campo a Napoli e Napoli ha tanto bisogno di pane con un San Paolo, io lo chiamo sempre San Paolo perché non tengo nulla contro il Maradona, ma San Paolo ha calpestato il tempio del calcio. San Paolo è approdato qui, San Paolo, ogni cosa a volte si esagera. Adesso sì, ma si esagera, a mio parere abbiamo esagerato troppo. E lì fa vedere i limiti del nostro pensiero meridionale e in particolare napoletano. Giusto. Noi su cose serie non dobbiamo essere tifosi, noi dobbiamo essere concreti, non e ci spegniamo. No, se hai preso la strada, volevo concludere. Allora, qui è la stessa cosa il ragionamento, e lo dovete applicare con lo stesso parametro anche sul ponte di Tivoli. Vogliamo fare un altro campo quando poi abbiamo il San Paolo? Ma è una cosa assurda, no? Aggiustiamo questo se vogliamo mantenere lo stesso. Allora perché vogliamo fare un altro San Paolo? Lì il ponte sullo stretto di Messina è importante perché quello ci porta ricchezza. Perché? No, dovete guardare in camera, si stanno disperando. Allora, perdonate, allora sono impegnato nel dialogo interreligioso, che poi è il dialogo interculturale. E quindi immaginate noi che cosa abbiamo nel Mediterraneo, giusto? Noi non dobbiamo guardare sicuramente la tratta Benevento-Canosa, noi però dobbiamo attrarre i soldi dei petrolieri arabi, non quelli che sono più sfocati di noi. Quindi noi dobbiamo lavorare sulla zattera mediterranea che abbiamo, cioè la zattera mediterranea è l'Italia, Dio chi ha creato, io ci credo, Dio che poi dire regia, alla fine abbiamo questa zattera da utilizzare che va nel cuore degli arabi. Noi dobbiamo attrarre quella, non il vigno di Canosa, quella viene successivamente. Gli arabi vengono e gli arabi si stanno comprando il mondo, non i cinesi, perché tengono il petrolio. E allora... Ti devo dare due brutte notizie. Sì. La prima brutta notizia è questa, che lo Stadio San Paolo va benissimo così com'è ed è giusto che sia il tempio del calcio ed è giusto anche l'aspetto quasi diciamo religioso per certi aspetti, però realizzare uno stadio così come lo hanno realizzato a Torino, faccio un esempio, dove all'interno ci sta un museo, ci stanno sei ristoranti, è un segmento produttivo importantissimo. Perché abbiamo ancora bisogno di centri commerciali. Sì, perché all'interno degli stadi ormai non si gioca solo a calcio, si fa tantissimo altro e quindi diventano vettori occupazionali. Abbi pietà di me. Una chiesa. Allora, grande. Noi abbiamo avuto Matera, capitale mondiale della cultura, la gente non sapeva come arrivarci. Perché anche le linee di autobus non funzionano. Se noi, anzi io non dico che dobbiamo creare la TAV, sarei uno sciocco, però creare un buon sistema interregionale di trasporto, così come sta al nord, hanno 75 treni al giorno, noi ne abbiamo 12, e quindi già questo ti deve dare la dimensione, significa sviluppo economico. Ma io sfrutterei quindi le vie del mare. Assolutamente sì, anche perché Napoli è la Campania e il sud in modo particolare è la porta del Mediterraneo. E parlando di Mediterraneo, cioè, Francesco, noi abbiamo avuto un argentino che si è tolta la maglia azzurra e ha preferito quella bianconera. Poi abbiamo avuto un polacco che stava facendo la stessa cosa. A me nei gruppi del calcio mi scrivono tutti quanti, non parli mai di Milik che stava tradendo. Milik fortunatamente non è andato a Torino, se no chissà cosa sarebbe successo qua a Napoli. Sarebbe servito oggi Milik a questo Napoli? Vabbè, sarebbe servito Milik, sì, perché lo diciamo ora, perché si è infortunato Osimhen, si è infortunato Petagna, quindi se Milik ci fosse stato sarebbe servito. Fortunatamente si è infortunato Petagna, non me ne voglia Petagna. Questo non si può, sono cose poco prevedibili, ecco, non si potevano prevedere tutti questi infortuni. Milik ha scelto, ha fatto una scelta diversa, non si è accordato con il presidente, ha preso un'altra via, insomma è andato via. Sul fatto del discorso del tradimento, insomma, non ci metterei troppa attenzione, perché è un giocatore che viene, noi siamo appunto tifosi del Napoli, ci lasciamo emozionare, questa è la puntata appunto delle emozioni, ci affezioniamo, però rendiamoci conto che un ragazzo che viene dalla Polonia, che è polacco, insomma, vede comunque nella Juventus un grande club, una grande opportunità, una grande vetrina. Certo, il caso di Higuaín fece scalpore, perché comunque era un argentino, si era rilanciato molto con la maglia del Napoli, aveva sposato molto il progetto del Napoli, quindi
poi andare a Torino con la maglia della Juve, insomma, è stata pesante come scelta. Poi Higuaín ha fatto poi una carriera un po' particolare, no? Il mio beniamino lo ha fatto anche Sarri, la Juve, ho pianto per 3 giorni e 3 notti senza interrompere, ho fatto gli occhi a ma parte. Anche insomma sono cose che abbiamo visto nel calcio tante volte, però Sarri, però Sarri figo dal figo Real e Barcellona, se ne sta parlando di Sarri, di Sarri se ne sta parlando, secondo me se ne sta parlando fuori luogo, non è possibile che torni non a Napoli, potrebbe succedere, non no, si sa mai, perché qua nel calcio stiamo vedendo qualsiasi cosa, però io penso che al momento non ci siano le basi. Mendito, tu che sei un'esperta di calcio, no? Volevo farti una domanda veramente molto molto seria sul calcio, questa questione dei ponti, i ponti che collegano, vedi ci sta sempre questa reminiscenza, proprio questo contatto quasi viscerale, quasi animistico con la terra, ma noi meridionali che cosa abbiamo di diverso rispetto agli altri? Qualcuno si sta chiedendo da casa che c'entra il calcio. Era un fuorviante la domanda. No, l'entropia. Che cos'è il concetto di entropia? Partiamo dalla termodinamica, secondo cui alcuni sistemi tendono al caos e al disordine. In ambito psicologico questo concetto descrive la quantità di incertezza e di disordine che esiste all'interno di un sistema. Le nostre menti tendono a mettere in quei casi in atto dei meccanismi di difesa per evitare appunto un'entropia totale. Uno di questi meccanismi di difesa è la fuga, no? E voi sapete che si sentono meglio. Noi continuiamo a sentirti in eco. C'è un eco, probabilmente hai il microfono troppo aperto, il tuo volume del computer. È probabile, perché ci arriva veramente in eco e facciamo fatica proprio a capire quello che ci dici, che sono sicuramente cose bellissime e sensate. Però ci arriva un suono armonico. Mi dispiace di questo adesso. Ci arriva un suono armonico molto carino, però non riusciamo a decifrare le cose straordinarie che ci stai dicendo. Allora, Francesco, aggiungere sempre sul parlando sempre con Massimo Sparnelli. Allora Massimo pure anche lui non gli piace molto questa scelta di aver cambiato il nome, almeno da quello che ho capito. Allora Massimo gli dico, Massimo, ma il nome dello stadio? Dico, ma se realmente Napoli un giorno realizzasse un altro campo sportivo, come lo chiamasse? Come lo chiamerebbe? Maradona 2. Quindi dare quel nome già è una... voglio dire fra 30 anni fanno un altro no, campo, adesso no. Li chiamano tutti qualcosa e poi stadium, quindi no, il problema non si può solitamente sono gli sponsor, sono e gli poi sponsor stadium, perché quello è quello che servirebbe, no? Un forte sponsor, però voglio dire oggi io ho dato il nome al San Paolo, mi diceva Maradona, domani mattina il Maradona diventerebbe come il Collana oggi, no? Perché sull'altro stadio dove andrebbero a fare musei e tutto il resto diventerebbe le partite di Coppa, quelle importanti al Maradona Stadium, il campionato sullo stadio. Sì, sì, quindi secondo me quindi si devono spartire un pochettino, sì, come non fare redistribuzione. La cosa è fondamentale bella, è che servirebbe la questione meridionale ai giorni nostri, tu mi scrivi questa cosa è molto molto bella. Poi al capoverso io ti chiedo quali sono secondo te le soluzioni? La politica, che dal 1861 si è distratta, ha tirato maggiormente verso... E si è distratta subito proprio. Per 160 anni. Ma 160, perché? Perché chi ad opera di chi sono stati gli artefici naturalmente, non ci dimentichiamo che c'è stata Cavour, no? Cavour, c'è stato tutto il resto, il re, normale che quello tiravano maggiormente per le loro terre. Dovevano essere noi faremo una puntata proprio dedicata al meridionalismo, dovevano essere praticamente i governanti e coloro che si erano accodati all'Unità d'Italia, i politici di allora, a partire poi da Giustino Fortunato, poi Benedetto Croce, tutti quegli altri che ci sono stati, a dare un pugno sulla tavola. Noi qua ci stiamo anche noi, non è che anche loro probabilmente si sono accodati a non voglio dire l'invasore, a chi tra virgolette ci è venuto a liberare,
per qualche posticino. Ma lo puoi dire l'invasore? No, ma voglio dire, diciamo che probabilmente, come dice lei, inizialmente ci stava, ecco, però ora, cioè, passati questi 160 anni, facendoci un esame di coscienza. Adesso che cosa occorre? Infrastrutture, la strada che va Benevento Canosa, il ponte sullo stretto. Cioè, molte volte, voi ci immaginate fare una strada che va da Battipaglia a Cosenza, oppure Modena a Milano, ma sapete quanto tempo ci vuole in termini ingegneristici proprio? Là invece è tutto dritto, cioè non si hanno... Quindi avrebbe ragione Del Rio a dire che quest'anno le montagne non si possono fare ferrovie? No, no, voglio dire, mentre qui... mentre per fare la tratta Modena-Milano ci vogliono meno soldi e la fanno in fretta, questo voglio dire, per fare una strada praticamente nel nostro territorio fatto da ci vogliono più soldi. Allora, no, no, noi siamo ai titoli di coda, qui è volata l'ora. Quindi voglio proprio una che domanda, proprio vuole? Un telegramma, e voglio una risposta in 30 secondi. Fermo, maggiori fermo. Ancora ti devo fare la domanda. Sì. Allora, tu prima hai parlato di recovery fund. Sì. D'accordo. Io voglio mettere all'attenzione anche di chi ci sta, e sono tanti, che ci stanno veramente seguendo stasera da casa, ci sono, grazie a tutti quanti voi. Voglio dire, recovery fund. Quindi arriveranno 210 miliardi. L'Europa, l'Unione Europea, sta cosa mi ha molto colpito, ha detto attenzione, se non date il 74% al meridione noi non vi daremo i soldi. Certo. Sapete cosa ha fatto la Lega? Ha detto o facciamo 36 36 36, o noi rifiutiamo i soldi. Sbagliando sicuramente, però stanno vincendo loro. Allora, quindi, però un telegramma, perché certo. Siamo ai titoli di coda veramente. Vai, rispondi. I giovani del sud, gli studenti, devono far sentire la loro voce, perché sono quelli meno inquinati dall'ideologia politica e dalla spartizione di poteri, sono quelli più ingenui, e devono dire all'Europa: noi siamo giovani, vogliamo rimanere nella nostra terra, ci facciamo sentire perché vogliamo rimanere a costruire la nostra terra. Questo è il senso più profondo, e i giovani devono incominciare a battere il pugno sulla tavola, scendere anche in piazza in modo pacifico, cioè, e i giovani si devono far sentire, come accadeva nel 68. Non voglio fare il rivoluzionario, ma i giovani devono dire, i giovani del sud: noi stiamo qui, noi vogliamo rimanere qui, noi vogliamo rimanere nella nostra terra. I giovani ci dovete dare i soldi. Va bene così, no, veramente dobbiamo spendere bene, però. Ti devo togliere la parola. Io devo ringraziare soprattutto innanzitutto Cuori di Sfogliatelle, gli amici nostri sono anche il nostro sponsor affezionato da sempre. Dopo ci stanno le zeppoline qua, le assaggeremo tutti quanti con gli amici della regia. Francesco, un nome, una risposta, non fare il giornalista, no, mi devi dare una risposta. Non prossimo fare il giornalista, fai il mago. Prossimo allenatore del Napoli. Non ci vorresti, chi secondo te ha più possibilità? Juric, Spalletti, Sarri hai detto di no, già l'hai escluso. L'ipotesi italiano dello Spezia ha un senso, secondo me. Ti ho deluso? No, non mi hai deluso, mi hai colpito, il che è diverso, perché è una bella idea, è un bel progetto, però di lungo, medio e lungo, sì, termine. Allora, noi siamo veramente arrivati alla fine, noi veramente vi ringraziamo tutti quanti. Questa qua è la prima serie di punti di vista della trasmissione. Abbiamo abbandonato l'incontro, che è stata una serie fortunatissima, grazie anche a voi che ci avete seguiti veramente con affetto, e noi con lo stesso affetto speriamo di essere stati in grado di ricambiare. Noi vi dobbiamo salutare, perché questa è l'ultima puntata, lo dico con un nudo alla gola come sempre, perché nonostante tanti anni di televisione e di giornalismo mi emoziona ancora, e questa è una cosa che mi rende un po' bambino, giusto Rita? Fai solo dei gesti con le mani. Quindi... No, dai, perché? Sto scherzando. È migliorata, però dopo ci saluti anche tu. Noi abbiamo avuto 54 ospiti nel corso di questa serie, che salutiamo e ringraziamo tutti quanti. Ringraziamo soprattutto tutti i nostri sponsor, che ormai sono amici nostri più che sponsor,
e che ci hanno permesso di andare in onda, di andare in video e di entrare nelle vostre case. Stiamo lavorando a un progetto di produzione molto importante, e lasceremo per un tempo molto breve la trasmissione. Punti di vista ripartirà probabilmente da ottobre. Noi stiamo lavorando, e ve lo dico come informazione giornalistica, a una produzione molto molto importante. Faremo 3 documentari di 30 minuti cada uno, e quindi cercheremo veramente di renderci utili anche alla conoscenza di alcune cose che nessuno tocca. Noi parleremo del sottosuolo di Napoli, parleremo di tantissime cose in queste 3 puntate, 3 documentari molto molto belli tutti quanti. Io ringrazio anche gli amici della regia che ci hanno sopportato, gli amici tecnici, le luci, i suoni, i tecnici dell'audio, tutti quanti, però non voglio dimenticare nessuno. Ringrazio ancora una volta voi, devo ringraziare Giussi che mi ha sopportato in queste 12 puntate con una pazienza veramente stranissima, perché io non so perché la copro e non riesco comunque a spegnere questa bellezza, la sua luminosità. Grazie Giussi per essere stata con me in queste 12 puntate. Grazie Francesco, grazie Francesco. Io ve lo giuro, stasera leggerò il libro della mamma e poi ti vengo a trovare perché ne voglio parlare con te. Ragazzi, qua stanno le zeppole come fatto simbolico ma anche emblematico. Vabbè, facciamo di nuovo gli auguri a tutti. Facciamo gli auguri a tutti, tutti papà. Giuseppe, a tutte le Giuseppine. Quindi farò io un papà. Po' da cameriere e servirò, perché tutti i papà dovranno. Sforeremo di qualche minuto, la regia non mi dirà niente, dai, per questa volta mi perdonerà. Si sono un po' arrabbiate perché mamma mia. Questa è tua, Giuseppina. Grazie. Auguri grazie ancora a te, tantissimi auguri. Francesco, al dottore, grazie. Grisani. Grazie. E qualcuno dalla regia, per pietà, anche in diretta, mandatemi un tecnico a prendere le zeppoline che sono vostre, queste qua. Antonio, ho bisogno del tuo aiuto. Mandami un tecnico a prendere le zeppole, sono vostre. Auguri a tutti i papà, auguri. Grazie Antonio Perugino. Vieni qua, fatti vedere in video. Antonio è un grande, Antonio fa miracoli. Rita, un bacione. Ci dispiace che non possiamo condividere la zeppolina con te. Però ti dico che già la fragranza, l'aroma, il sapore, buonissimo. Quindi mi dispiace farti soffrire. A tutti quanti voi, ci vediamo a settembre prossimo. Aum. Grazie. Aum. Grazie. Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli piazza Garibaldi 93-94, telefono 081-285-685, cuoredisfogliatella@gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 01 560 2208, numero Albo Odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurograph.net.
Sidelmed S.p.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazioni di sistema. www.sidelmed.it. Come fare a combattere?